Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come mi avete chiesto in tanti, sono tornato con un nuovo episodio. Vi starete chiedendo perché sono livello 1 e come potrete vedere dai sondaggi, la maggioranza ha preferito che iniziassi sul nuovo server Communio. Al momento sono livello 40 e dato che non voglio portarvi delle ripetizioni degli scorsi episodi, ho deciso di mostrarvi soltanto degli highlights. Come potete vedere su questo server non ci saranno le armi dei giovani eroi, quindi sarà molto più complicato andare avanti. Sto andando a scegliere la dottrina, ovviamente andrò a scegliere il guerriero mentale. Dato che siamo all'inizio del server, un buon metodo per fare soldi è uccidendo gli specialisti brutali e vendendo le lune. Per questo mi sono fatto momentaneamente guerriero corporale per ucciderli meglio. Gli specialisti brutali spawnano nella valle oltre che in Villo 2 e spawneranno 2 per ogni CH ogni 10 minuti dalla loro morte. No vabbè, non ci credo, questo bot ha lasciato la luna a terra, a volte li adoro. Ok, ho messo il mercatino con tutte le lune, ne sto vendendo 12 al momento. Sto cercando di uppare delle corazze della tigre più nuove. Se dovessero andare, dovrebbero essere una delle prime del server. Ok, la prima è andata. Fallita. Fallita. Se vi state chiedendo perché ho uppato dal fabbro, è perché non è ancora disponibile il fabbricante d'armatura. Al momento un buon metodo che ho usato per fare soldi è quello di fare i braccioli d'argento tramite parecchi PG livello 20 e facendo la missione del guardiano della piazza. Fortunatamente, essendo sotto il periodo di Pasqua, ci sono i mezzi pasquali dove si possono droppare le uova magiche con items presenti anche nell'item shop. Che provo a duppare una leone, 2 mortali e una drago a più 9. Fallito. 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 Dai, ti prego almeno l'ultima. Fallito. E 10 braccioli d'argento più 8, vediamo quanti ne vanno più 9. Braccioli d'argento più 8, solo 2 sono andati più 9. Mi sa che ho lasciato la mia fortuna sul server Italia. Ok, nello scorso episodio abbiamo iniziato a fare il cavallo medio. Adesso siamo all'ultima missione. Speriamo vadi. Fallito. Dobbiamo rifarlo.
fallito di nuovo, è la quinta volta già che la rifaccio. Ok, è andato. Una volta completato il livello 10 del cavallo, possiamo direttamente fare la missione del livello 11, ovvero la missione finale, senza dover aspettare un giorno. La missione consiste nell'uccidere 100 serpenti arcieri in mezz'ora e potrete farlo anche in gruppo, a patto che siate voi il capogruppo. Io vi consiglio di andare intorno all'oasi. Potrete uccidere sia i serpenti arcieri che gli arcieri scorpione. Ok, me ne mancano due. Abbiamo finito la missione, l'abbiamo fatta in 27 minuti, però ero da solo, da mentale, che è abbastanza difficile. Dovremmo quindi tornare dallo stagliere che ci chiederà 500.000 yang e di aspettare 12 ore. Sono a livello 39, provo a far passare penetrazione 17, fallito. Adesso è un problema trovare il nastro amnesia. Ho tirato il libro del cavallo medio, come potete vedere possiamo attaccare dal cavallo. Ho un altro bracciale d'argento più 8, fallito. Sto provando ad aprire 95 core dragonis, che ci daranno quindi 95 pietre del drago grezze. Ogni due pietre del drago uguali, grezze, combinate dall'alchimista ci daranno una pietra tagliata. Stesso procedimento per raro fino ad arrivare ad antico, che renderà le pietre del drago commerciabili. Proviamo un onice ad antico, fallito. Zaffiro, andato, perfetto. Giada, fallito, possiamo riprovare. È andato. Rubino, per favore, è quello che vale di più. Ok, è andato, perfetto. Quindi abbiamo uno zaffiro, un rubino e un giada. Ho cercato in tutti i modi di trovare un nastro amnesia penetrazione, ma essendo all'inizio del server sono praticamente introvabili. Sono quindi stato costretto a shoppare un ridistributore delle abilità che ci permetterà di far passare la nostra skill ad M1. Penetrazione M1, ovviamente va al 100%. Ho comprato questo ferro 41 medi, ho cercato di trovarne anche con medi più alti, ma sono praticamente introvabili. Livello 40.
Cerchiamo di pietrare più 4 questo ferro. Fallita. Ok, è andata, ci manca solo la pietra del mostro, che è quella che costa di più, ha veramente prezzi assurdi. Fallita. Non ci posso credere. Ah, è già la terza che fallisco, dai. Ok, finalmente è entrata. Cercheremo di upparlo a più 9 nel prossimo episodio. Questo episodio finisce qui. Vi invito ad entrare nel gruppo Telegram, dove potrete parlare con altre persone o creare una stanza privata per parlare con la vostra gilda. E ad entrare nel gruppo Facebook Metin2 Comuni Europa per ampliare il vostro commercio H24 con giocatori di altri regni. Come al solito, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e non dimenticate di attivare la campanellina per ricevere le notifiche sul prossimo episodio. Al prossimo video, ciao!